Ministro, caro Presidente del Consiglio Renzi, è che avete rinunciato al vostro ruolo, oppure siete semplicemente incapaci. Vi state fumando la scuola italiana. Passiamo all'interrogazione 3-2500 dei deputati Tullo ed altri concernenti interventi per ridurre gli effetti sul comparto portuale e logistico derivanti dalla crisi della società sudcoreana Hanjin Shipping anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. Onorevole Michele Mognato ha facoltà di illustrarla per un minuto. Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, come lei sa, la prima compagnia di trasporti container della Corea del Sud, che è la settima a livello mondiale, ha presentato istanze di fallimento. Ciò sta provocando, da alcune anche stime circolate, il blocco di merci per un valore di oltre 14 miliardi di dollari. E sarebbero oltre 5.000 i container contenenti merci destinati ai nostri porti bloccati sulle navi o sulle banchine. Siamo, Ministro, fortemente preoccupati dal danno economico che può subire il nostro Paese, le conseguenti ricadute anche per la nostra economia marittima, proprio in un momento, in una fase in cui sono stati approvati importanti provvedimenti, il piano strategico della portualità, la riorganizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali. Pertanto, Ministro, credo che sia assolutamente necessario acquisire tutte le informazioni utili al fine di predisporre le azioni proprio per ridurre i danni economici e occupazionali che possono derivare da questa situazione. La ringrazio, signor Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Graziano Del Rio ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego. Grazie Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti che hanno posto questo problema così serio. Come sapete, con la riforma della governance dei porti abbiamo cercato di far partire un rilancio della portualità italiana che possa avere positive ricadute sulla logistica e sull'intero cluster marittimo che ha subito in questi anni un arretramento rispetto ad altri porti. La crisi della compagnia Hanjin è una crisi che è, come dire, il manifesto di quello che sta accadendo in tutto il mondo. Il porto di Rotterdam nei primi 3 mesi del 2016 ha perso container per oltre il 3,5%, sta valutando i licenziamenti per 800 persone rispetto alle 3.500 che impiega, quindi c'è una crisi generalizzata. Questa riforma appunto serve per cercare di rilanciare invece il nostro sistema portuale. In questo contesto la crisi dell'Hanjin deve essere fronteggiata con energie e determinazione, soprattutto per scongiurare